Senta, me lo dice lei se il sistema è bloccato, è impallato, adesso al di là delle ruspe, dei campi rom, eccetera, lo vede che il problema siamo noi, è altro, è il sistema che non funziona. No, ma non c'è dubbio, cioè, ho visto adesso le strade, mi ricordo cosa sta succedendo in Sicilia, le scuole, evidentemente c'è un sistema paese che non sta rispondendo alle esigenze che ci sono i cittadini, soprattutto alla trasparenza e chiarezza su come vengono spesi i soldi, è questo che mi preoccupa particolarmente, c'è qualcuno che fa il furbo, lo vediamo per quanto riguarda queste situazioni di ristrutturazione. C'è qualcuno che ha fatto il furbo per gli ultimi 20 anni. No, non c'è dubbio, no, ma guardi, non è che voglio uscire dalla, penso che su queste cose qua poi bisogna uscire dalla polemica politica o d'altro, però bisogna constatare i fatti. Vediamo la questione, per esempio, anche delle cooperative che sta scoppiando in questi giorni, con soldi pubblici che vengono spesi in modo incontrollato senza che ci sia una chiarezza, una trasparenza da parte di chi dovrebbe controllare e da parte ovviamente di chi deve garantire che i soldi pubblici vengano spesi bene. Insomma, vedo molte e troppe lei criticità. Lei mi sta parlando delle ultime inchieste, mi sta parlando immagino... Ma di Napoli, ma ricordo anche quelle di Roma, con Mafia Capitale, con Buzzi, ricordo la questione dove c'è... La questione Mineo, dove sul Cara c'è un consorzio che sta operando, in cui c'è un'indagine in corso, ma è un caso diffuso. In Friuli Venezia Giulia, a proposito, ci sono due cooperative che stanno fregando i soldi ai cittadini, sono chiuse, adesso sarà Lega Coop con Coop Nord-Est che comprerà le strutture, ma i prestatori, che sono i cittadini, sì, comuni, gli verranno restituiti meno soldi di quanti avevano investito nelle cooperative. Là c'erano dei controlli che non hanno funzionato. La cosa, se ripeto, però è surreale che la vice segretaria del PD in tutto questo caos cooperativo dice non è un problema del PD ma un problema del paese. Beh, insomma, sapete, quando vedo che vengono fatte le cene con le cooperative che magari finanziano un candidato d'altro del PD, quando vedo che in Friuli Venezia Giulia, per esempio, Coop Trieste, nel consiglio di amministrazione c'era un consigliere comunale del PD e il giorno dopo si dice io non c'entro niente, io penso, guardi, io non voglio generalizzare le colpe, però un partito che è così vicino alle cooperative rosse, che dica io non c'entro niente, dovrebbe dire evidentemente c'è un problema, affrontiamolo e cacciamo anche chi ha sbagliato dal partito. Non si può sempre far finta di niente e dire io non pretendo che all'interno di una forza politica siano tutti dei santi, non sono questo illuso, pretendo però anche che quando hai avuto una bella esperienza, non sono questo illuso, ma sempre però vedi qual è la differenza, che noi abbiamo cacciato chi si è comportato male, voi dite noi non c'entriamo niente, questa è la differenza di far politica in modo onesto, no, perché noi bisogna dire chi è colpevole deve pagare anche se è lo stesso colore politico.